Salve a tutti, benvenuti al nuovo video. Il video in questione di oggi è un bel savarè. Come vedete, bello soffice, morbido. È un savarè farcito con scentiglie dentro, frutti di bosco, panna di sopra e frutta. L'impasto per realizzare questo bel savarè è il famoso impasto del babà. Ma non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a impastare il savarè. Ok, riepiloghiamo. Abbiamo messo la farina, 250 g di Manitoba. Poi abbiamo messo 50 g di zucchero, 125 g di burro, 5 g di sale, 12 g di lievito di birra, 10 g di miele e 5 uova per incorporarli. Ok, cominciamo a incorporare. Ok, a questo punto aggiungiamo i lieviti. Adesso nel frattempo cominciamo a rompere l'uovo. Intordare per bene. Ok, finiamo e aggiungiamo un po' di pasta d'arancio e di limone. Se non avete pasta d'arancio di limone, grattugiate un limone e un arancio. Ok, accendiamo. Bello liscio, elastico e omogeneo. Voilà, è una favola. Sono delle forme per fare sia di savarè che ciambelloni. Possiamo fare le misure che vogliamo noi, ok? Usiamo sempre l'olio staccante oppure del burro morbido con il fondellino. Ok, sempre con l'impasto del babà, noi andiamo a formare il mitico savarè. Vedete? Guardate che bella elastica, si dispone così. Voilà. E poi si mette a lievitare. Questi sono i famosi savarè a porzioni.
Ok, come vedete il nostro ciambellone è bello pronto. Adesso lo facciamo lievitare benissimo anche fuori con questo caldo. Guardate che sudore, c'è un caldo da morire, vero amore? Se no ci saranno 35 gradi oggi. Allora, ma se siamo d'inverno lo mettiamo dentro il forno con la luce accesa. Ricordatevi sempre il forno spento, ma con la luce accesa. E lo facciamo lievitare per ben 2 orette, ok? Ok, come vedete i nostri babà sono lievitati al punto giusto per essere infornati a 200 gradi per circa 20 minuti. E questo è il savarè. Lo sformiamo dopo raffreddato, così. Vedete che bello? Adesso sì, questo si prepara la nostra bagna e sbagniamo il savarè. Allora, per preparare la sbagna per sbagnare i nostri babà e savarè occorre 1 litro di acqua, 400 g di zucchero e 4 bucce di limone se sono piccole così. Se no vanno bene anche una. Ok, e infine abbiamo bisogno di un buon rum, che questo lo andremo a mettere sopra i nostri babà o savarè. Ok, versiamo lo zucchero. Mescoliamo. Questi sono limoni freschi presi dall'albero del giardino di mio suocero. Infatti di questi periodi sono così piccolini e verdini, perché la raccolta è verso fine settembre-ottobre, ancora è presto. Ma per fare questo lavoro è l'ideale. Ok, aggiungiamo un po' di rum. Quanto basta così, perché il resto lo andremo a mettere sopra il babà. Ok, mi ha portato in ebollizione e poi sbagliamo i nostri babà. Ok, come vedete la nostra bagna è pronta, sta bollendo, spegniamo e la facciamo riposare circa 10-15 minuti. Non deve raffreddare, attenzione. Facciamo riposare per questi 10-15 minuti con le bucce di limone e poi toglieremo le bucce di limone e cominciamo a sbagnare i nostri babà. Ok, togliamo la buccia di limone. Adesso vi faccio vedere come, se avete una pentola più ampia, tanto per sbagnare i nostri babà, per sbagliare il nostro savarè va bene anche questa dimensione. E direttamente sul fuoco, cioè direttamente il fuoco è spento, dico direttamente sul fuoco facciamo questa operazione. Quando finiranno le bollicine, diciamo che il nostro savarè è quasi tutto imbevuto. Ok, lo vediamo via. Vedete, è una bellezza. Voilà, voilà. Guardate che bellezza. Uno spettacolo di savarè. Ok, adesso lo facciamo colare per bene, raffreddare e poi passeremo alla lucidatura e alla farcitura del nostro savarè. Adesso sbaglieremo i savarè a porzioni. Lo teniamo premuto leggermente.
Ok. Vi ricordo che possiamo anche sbagnarli lo stesso giorno, basta farli raffreddare, preparare il nostro sciroppo, immergerli e ci staranno un po' di meno per l'esonia, perché essendo che sono freschi si inzuppano di meno. Ok, fatti scolare, prendiamo il rum, glielo mettiamo così pure. Stessa cosa con le paste, dovete comprimere leggermente così. Voilà. Ok, adesso prepariamo il nostro lucido per il babà e usiamo 150 g di marmellata da bicocca e 50 g di zucchero. Lo incorporiamo così. Aggiungiamo acqua. Mescoliamo. Ok, mescoliamo il tutto, adesso lo mettiamo sul fuoco e la portiamo in ebollizione. Allora, riepiloghiamo: 150 g di marmellata da bicocca, 50 g di zucchero e 50 g di acqua. Mescoliamo per bene tutto e mettiamo sul fuoco in ebollizione. Ok, a questo punto bolle, spegniamo. Facciamo anche solo il sapore a pasta. Stessa cosa anche per il savarè, uccidiamo con la nostra marmellata in questa maniera. Voilà. Ok, prendiamo il nostro savarè, lo mettiamo sul vassoio in questa maniera. Questo lo possiamo farcire benissimo o con la crema scintille o con la panna. Ok, adesso realizziamo un bel savarè con panna. Abbiamo già montato la panna precedentemente. Mettiamo dentro un po' di lamponi. Così. Un po' di fragole. Adesso aggiungiamo sempre dentro un po' di crema scintilla. Voilà. Ok. Continuiamo con la panna. Sistemiamo un po' così, con l'aiuto anche con una spatola piccola o con un coltellino, in questa maniera. Ok, mettiamo un po' di fragoloni,
questa maniera. Kiwi. E lamponi. Infine un bel fragolone così. Voilà. Mettiamo un po' di Lucidos con la famosa marmellata che abbiamo creato. Voilà. E questo è uno dei modi per realizzare un bel savarè con frutta, panna e crema chantilly. Adesso facciamo i nostri savarè a porzioni con della crema chantilly. Mettiamo un po' di frutta. Ne facciamo una ai lamponi. E uno con fragole. E kiwi in questa maniera. Li uccidiamo con la nostra marmellata in questa maniera. E come vedete abbiamo realizzato i nostri savarè a pasta, porzioni, con della crema chantilly e lamponi, crema chantilly, fragoloni e kiwi. Ed ecco a voi il famoso savarè. Che dire, da Giuseppe Degliana è tutto. Se vi è piaciuto il video, mettere un bel like, iscrivetevi al canale chi non è ancora iscritto, cliccare la campanellina per le notifiche dei nuovi video. Che dire, arrivederci al prossimo video!